Salve a tutti, quest'oggi vorrei parlarvi degli scacchi in un'ottica un po' diversa dal solito, quindi niente partite blitz assurde, niente videocommenti educativi, niente lezioni di teoria. Parliamo piuttosto di come gli scacchi possono essere usati per aiutare. E non sto parlando della riconosciuta fama di questo gioco come sport della mente, che quindi può esercitare anche la logica, sia la pazienza, l'autocontrollo di chi lo pratica sin dall'età infantile, ma piuttosto sto parlando di un aiuto a chi ne ha veramente bisogno. Ora, è capitato alcune volte che tra di voi mi siano arrivate delle proposte, tipo di gente che mi chiedeva di aprire un Patreon per potermi finanziare, insomma, per finanziare, diciamo, il lavoro che faccio sul lavoro, chiamiamolo come si dovrebbe, il passatempo che ho su YouTube con questi video, oppure addirittura donazioni dirette, codici IBAN e quant'altro. Forse ve ne sarete accorti, ma a questo punto 8 anni, barra quasi 9, sì, per non dire 10 probabilmente, tra qualche mese, sì, c'è cioè decennale. In questi 10 anni in cui ho pubblicato questi video su YouTube, se l'avessi fatto per denaro, probabilmente a quest'ora avrei cambiato idea, avrei fatto qualcos'altro. Ciò non toglie che però se ci mettiamo veramente tutti insieme, potremo eventualmente sfruttare questa possibilità per aiutare chi davvero ne ha bisogno. Ed è qui che entra in gioco la Onlus Turi Kumue. Uno dei suoi membri è un assiduo frequentatore del canale e mi ha contattato spiegandomi le iniziative che svolgono. Mi ha trovato apertissimo per cercare di fare entrare gli scacchi in uno di questi progetti. Ebbene, la Onlus Turi Kumue agisce principalmente in Ruanda, che sappiamo essere uno dei paesi che è stato funestato da uno dei maggiori genocidi etnici negli anni 90. Stiamo parlando del genocidio dei Tutsi. Tuttora, ovviamente, le cicatrici si vedono ancora. E lo scopo generale è proprio quello di cercare di risollevare la popolazione da questo stato di crisi, portando sia solidarietà che istruzione, specialmente tra i più piccoli e provati. Tra questi c'è il centro di accoglienza chiamato Iramiro, che si trova a Kigali, una delle città più popolose del Ruanda, tra l'altro anche la capitale, e si occupa di ospitare dei bambini sieropositivi. Purtroppo, quindi, oltre al danno della grande devastazione, in alcuni dei più piccoli si ha anche questo grossissimo problema di salute. Quindi, oltre all'assistenza che questa Onlus sta fornendo in questo centro, oltre al sostegno che viene dato a questi bambini anche tramite l'istruzione, ad esempio, della lingua inglese, si potrebbe quindi affiancare anche grazie al nostro contributo un corso vero e proprio di scacchi. Soprattutto la difficoltà è quella eventualmente di reperire il materiale, scacchiere e pezzi per poterli far giocare, e anche l'appoggio degli istruttori federali ruandesi che organizzerebbero il corso per l'appunto. Io credo che potrebbe veramente essere un grande piacere se ci potessimo fregiare di aver contribuito in buona parte alla realizzazione di questo progetto che porta gli scacchi anche in luoghi remoti dove veramente c'è bisogno di ogni tipo di sostegno. Quindi chiunque volesse donare anche poco lo può fare con bonifico all'IBAN che vedete su schermo con la causale Progetto Scacchi Iramiro. Da parte mia mi riprometto e vi prometto che seguirò la formazione e lo svolgersi di questo corso, se possibile, e fornirò un video commento dedicato premio che verrà estratto tra i 10 maggiori donatori del progetto. E tenendo conto che se tutto va bene questo progetto potrà partire verso gennaio, direi che più o meno l'estrazione la potremo fare intorno alla fine dell'anno, quindi considereremo in qualche modo chiusa la raccolta, anche se comunque potete continuare a donare anche dopo. Dicevo, chiusa la raccolta ai fini dell'estrazione del premio il 31 dicembre.
Quindi vi esorto a mandare un'email a questo indirizzo per essere inseriti in un'apposita mailing list, quindi potete seguire gli aggiornamenti riguardo a questo progetto direttamente per posta, e inoltre dando gli estremi del bonifico poi potrete partecipare a questa estrazione. Ed eventuali fondi in eccesso raccolti per questo progetto serviranno per ripetere il progetto in futuro oppure per fornire sostentamento per altri progetti umanitari sempre in Ruanda. Quindi vi ringrazio anticipatamente e vi saluto dicendovi Turikumwe, che in Kinyarwanda appunto significa siamo insieme. A presto e ciao ciao.